40 giorni dopo la nascita di Gesù, la Vergine si dirige al Tempio di Gerusalemme per presentare il proprio figlio al vecchio sacerdote Simeone. Questa è la presentazione al Tempio di Giovanni Bellini. Qui l'artista rappresenta la Vergine che sta per porgere il bambino al vecchio sacerdote, ma guardate con quanta dolcezza lo trattiene ancora a sé. Quasi come se avesse un presagio di quello che sarà poi il destino di suo figlio, un destino di passione e di morte. L'artista non si limita a raffigurare la rappresentazione sacra, ma aggiunge anche dei personaggi, due personaggi maschili che fino a qualche anno fa erano stati identificati come Giovanni Bellini e il fratello Gentile, e due figure femminili, probabilmente Nicolosia, sorella di Giovanni, o forse Ginevra, la moglie di Giovanni, e Anna, la mamma appunto dell'artista. Le figure sono ritratte a mezzo busto e sono appoggiate ad una balaustra in marmo che chiaramente ricorda i vecchi sarcofagi romani. Questo è sicuramente un riferimento alla morte, un riferimento che viene ripreso anche nella fasciatura del bambino. Sappiamo che questa era un'usanza antica, risaliva ancora al periodo egizio. E un'usanza che è arrivata quasi fino ai giorni nostri. Ma perché i bambini venivano fasciati in questo modo? Venivano fasciati perché probabilmente si pensava che il corpo si irrobustisse di più e perché stringendo forte il cuore il battito rallentava e quindi i bambini dormivano di più e piangevano meno. Questo proprio per facilitare una gestione dei bambini in una famiglia numerosa.